Grazie di essere qui con me oggi. Benvenuti in un altro episodio di Cucina Rilassante con Chiara. Ho appena inventato un nome. Oggi andiamo a cucinare uno dei miei piatti preferiti in assoluto, che sono i ravioli cinesi o giapponesi, li ho visti in tutte e due le diciture, in versione vegetale. E andiamo subito a vedere gli ingredienti. Questa è una ricetta, diciamo, mixata da varie che ho visto sul web e dopo vari tentativi, ho trovato quella che più mi piaceva. Serviranno carote, cipolle, in realtà sarebbe meglio cipollotti, ma io vorrei cipolle, zucchine, verza, zenzero, poi un pochino di curry se piace, anche lo zenzero se piace, sale, salsa di soia, olio d'oliva e olio di semi di sesamo. Poi per la pasta vedremo dopo, ci servirà acqua e farina. Cominciamo subito e andiamo a tagliare le verdure. Passiamo alle
Adesso andiamo a fare la pasta. Ci vorrà semplicemente un po' di sale, 500 grammi, io ne faccio tanto, quindi 500 grammi di farina, io uso la 0, ma 000 comunque è raffinata, non ho mai provato con l'integrale ma non penso sia consigliata, e 300 grammi di acqua, comunque la proporzione è 500-300 o 250-150. Quindi partiamo subito e si fa veramente in 2 minuti, è molto semplice.
qui abbiamo il nostro ripieno. Non vi ho fatto vedere quando ho messo il curry perché era telecamere spente, ma ce l'ho messo. E adesso andiamo a riempirli. Qui è già troppo. Non bisogna riempirli troppo, sennò rischiano poi di rompersi. Cominciamo quindi ad assemblare i ragnatele. Il piatto è pronto e facciamo anche la prova assaggio, ovviamente, no? Quindi sono buonissimi. Augurarvi una buona notte. Si è appena acceso di nuovo.